Allora, la scelta di Roland Phillips è dovuta innanzitutto alla continuità che volevamo dare al lavoro che era stato fatto in precedenza con la vecchia società Aironi e siccome ci eravamo trovati molto bene, eravamo in sintonia, era giusto continuare il progetto che avevamo iniziato e portarlo avanti con questa nuova realtà. Il roster non è totalmente completo, ci sono ancora due stranieri che vorremmo siglare, uno un mediano di mischia e l'altro un utility back che possa giocare più posizioni in maniera da avere un'ampia scelta durante la stagione, visto che ci sono 28 partite e il campionato risulta abbastanza lungo. Dopo un mese di lavoro vedo un gruppo motivato, un gruppo che lavora sodo, un gruppo che si impegna, che cerca di sopperire qualche mancanza tecnica con tanta attitudine. Ovviamente abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, però penso che siamo sulla giusta strada. Tanti ragazzi stanno rispondendo molto bene, soprattutto i giovani, e anche i nuovi stanno portando quell'entusiasmo che serve a questo gruppo. Per noi è un'avventura nuova, anche perché veniamo da 2 anni un po' complicati e tornare nel campionato italiano è comunque sempre un piacere, ricostruire con un progetto che in tutto e per tutto è indipendente da qualsiasi cosa, da qualsiasi entità, è comunque stimolante, fatto soprattutto magari con i ragazzi formati nel nostro settore giovanile.